Andiamo da Stefano Recanati per sapere come si svolgerà quest'oggi la commemorazione del quinto anniversario dalla tragedia. Linea a te Stefano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi, sì, hai detto bene, sono passati 5 lunghi anni da quel 18 gennaio del 2017 quando l'Abruzzo tra forti nevicate e forti scosse di terremoto fu proprio colpita al cuore, le tre scosse della mattinata, poi la notizia della valanga di Rigopiano. Tanti i ricordi di quella giornata, ricordi che abbiamo strappato anche a Fabio Pellegrini. Un volontario, un soccorritore di Loreto Aprutino che per primo insieme ad altri colleghi arrivò sui resti dell'hotel Resort Rigopiano. Ero qui quella notte e effettivamente le condizioni meteo di oggi non erano niente a che vedere con quelle di quel giorno o di quei giorni. E ricordo delle immagini strazianti e immagini che molto forti che non avrei mai voluto vedere. Purtroppo ritornano spesso quelle immagini, non solo in questi giorni, ma anche ogni qualvolta vedo un oggetto, una sedia, dei colori che mi fanno pensare appunto agli oggetti che erano presenti all'interno dell'hotel. Il pensiero va sempre lì e ai momenti di quella notte, di quei giorni. 40 erano gli ospiti dell'hotel Resort Rigopiano, 11 i superstiti, 29 purtroppo le vittime. A proposito di vittime, continuano a chiedere giustizia proprio i familiari che poi negli anni hanno formato il comitato vittime di Rigopiano. Parlavamo inizialmente del terremoto, quel terremoto che potrebbe essere l'ago della bilancia alla ripresa poi delle udienze il 28 di gennaio. Allora andiamo a sentire Gianluca Tanda, proprio uno dei membri del comitato vittime di Rigopiano. Provo a rubare due parole che dici spesso: non c'è memoria se comunque non c'è giustizia, e voi la giustizia la cercate anche nel giorno del ricordo. Sì, purtroppo non possiamo esimerci da questo. Noi veniamo qua sopra, veniamo sempre a testa china perché non pensiamo che non abbiamo fatto mai abbastanza. Lo so, è autodesodinismo, forse non ci abbiamo nessuna colpa noi, però dobbiamo cercare a tutti i costi questa giustizia. Sappiamo che purtroppo tutta la vita non uscirà a galla, ormai sono passati 5 anni e tante tante cose successe qui riparranno qua se perito tutta questa neve, però almeno quel senso di giustizia lo dobbiamo dare, lo dobbiamo avere. Qual è la paura più grande poi alla ripresa delle udienze? Allora, fino a ieri c'era una paura che passasse l'idea che è stato il terremoto, no? Quello che vorrebbero ovviamente la difesa degli imputati, hanno fatto una controperizia della perizia del tribunale, della procura di Pescara. Proprio oggi è notizia che un perito ha già presentato una parte della relazione dove dice che il terremoto non c'è nessuna colpa, diciamo, se vogliamo intenderla così. Quanto vi fa paura la prescrizione? È molto, molto. E però ecco, quella iniezione di fiducia che ci ha dato il nuovo procuratore capo della procura di Pescara, che pubblicamente ha dichiarato che chiuderemo almeno la prima fase processuale, quindi il primo grado, entro l'anno, ci ha dato un'iniezione di fiducia, ripeto. E siamo fiduciosi. E si aggrappano proprio alle parole del nuovo procuratore capo di Pescara, Giuseppe Bellelli, familiari delle vittime di Rigopiano. Allora hanno detto di stare tranquilli, che ci sarà sicuramente una calendarizzazione più fitta e sicuramente prima dell'anno si riuscirà a trovare qualcosa di positivo anche dalle aule del Tribunale. Intanto abbiamo detto che si tornerà il 28 gennaio, ma ci sarà un rinvio
perché comunque la superperizia slitterà di ulteriori 90 giorni per capire se il terremoto è correlato poi alla valanga. Quel 28 di gennaio ci sarà solo da definire la posizione di Antonio De Vico, ex sindaco di Farindola, l'unico degli imputati a aver scelto il rito abbreviato. Oggi pomeriggio ci sarà il giorno della memoria, il momento clou, alle 15 la fiaccolata, poi alle 15.30 l'alzabandiera e il silenzio militare, alle 16 la messa officiata da Don Luca, il parroco di Farindola, e poi alle 16.49, orario simbolo della valanga, la canzone Signore delle Cime, che accompagnerà il lancio di 29 palloncini bianchi. Da Rigopiano è tutto, linea che può tornare allo studio.